Fuceria, teatro, io mai niente con nessuno avevo fatto, con Gioele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano. Grazie, complimenti per questa performance qui in diretta radio. Grazie a voi. La vostra prima esperienza radiofonica teatrale? Intera sì, sinceramente. Intera sì, avevamo fatto degli estratti, insomma, però intera è un'altra roba. Allora, partiamo da lontano. Come nasce Fuceria Teatro? Sì. A partire dal nome proprio. Fuceria, appunto, è un noto mercato palermitano. È caratterizzato da tutte queste urla, queste voci che si accavallano. Significa proprio fuceria. Infatti, dialetto. Significa baccano, no? Confusione, casino. Nasce appunto dopo aver debuttato con il monologo, che è un po' l'origine di quest'opera, no? E quindi l'idea di voler riprendere a tutti i costi il nucleo e il significato di quello che è per noi la Sicilia. Queste appunto queste voci che si accavallano, questo fascino tendente un po' verso diciamo l'origine, la radice, queste puzze, il pesce, le urla, la gente che si spinge. E questo per noi è un po' sicuramente il mondo che ci portiamo dietro e che abbiamo dentro. Appunto, come dicevo, dopo il monologo, e dopo essere stato un po' in giro per vari festival. Però come vi siete incontrati? Come è nato? Appunto, io e Enrico abbiamo una storia diversa, nel senso che con Enrico ci conosciamo praticamente da tantissimi anni e c'è stato appunto un incontro artistico almeno 7 anni fa. Sì. E, mentre con Federica abbiamo fatto gli stessi studi, perché abbiamo frequentato la stessa scuola e quindi ci siamo conosciuti dopo rispetto a Enrico, ma in maniera anche appunto abbastanza approfondita. E appunto, dicevo, dopo il debutto, dopo il monologo, sentivo che c'era l'esigenza, insomma, di andare ancora a scavare, no? Quindi di continuare questa drammaturgia. Sentivo che c'era proprio questi personaggi che avevano l'esigenza di continuare a parlare, perché il monologo racchiudeva, diciamo, tutto l'arco evolutivo poi dello spettacolo completo, ma era diciamo concentrato solo sul mio personaggio, sul personaggio di Giovanni. Quando ho capito che volevo continuare a scrivere, ho subito proposto questa cosa a Enrico e Federica, perché credevo fortemente che loro potessero essere non solo degli attori bravi che potevano interpretare bene questo ruolo, ma potevano racchiudere esattamente quei personaggi, e quindi volevo loro e solo loro. E sicuramente anche in fase poi di scrittura, proprio per il fatto di conoscerli bene anche in termini attoriali oltre che umani, mi sono lasciato anche ispirare da quello che erano il loro bagaglio umano, e sicuramente l'ho utilizzato, l'ho fatto rientrare poi nella struttura drammaturgica. E da qui nasce Io ma niente con nessuno avevo fatto, e da lì diciamo che è stato nasce tutto, sì, perché è stato un successo che ci ha travolti quasi, perché una distribuzione con la quale adesso noi collaboriamo, Razzmatazz, ci ha visto per caso poi così in teatro e ci ha proposto appunto di collaborare, di lavorare insieme a questo progetto, ma proprio al progetto della compagnia. E quindi da lì appunto nasce tutto. Viene poi il Fringe di Roma, che tra le altre cose, la cosa divertente è che poco prima del Fringe noi eravamo incerti se partecipare o meno per varie cose, e poi alla fine insomma stavamo per rifiutare, per disdire tutto, e poi abbiamo detto vabbè, ormai che ci siamo, balliamo. E ci siamo innamorati dello spirito Fringe anche, sì, di quello che perché c'era tutto intorno, anche loro stessi come organizzazione hanno avuto tantissime preoccupazioni, di cui ho molto molto attenti a tutte le compagnie, con i normali problemi di un'organizzazione così grande. Sì, infatti diciamo che quella è stata un'altra esperienza importante, perché in quest'anno diciamo che noi abbiamo girato parecchio, questo per una compagnia giovane appena nata è già un traguardo insomma non indifferente. E la cosa divertente è che stiamo iniziando a girare per tantissimi spazi anche diversissimi, quindi appunto da spazi assolutamente super off o all'aperto come può essere appunto il Fringe, a un pubblico invece di abbonati, quindi di un teatro sicuramente con un tipo di pubblico anche diverso, e
questa, abbiamo notato che insomma questo, fortunatamente questo spettacolo porta in sé una magia, una purezza che poi forse è contenuta anche in uno dei personaggi, che riesce in qualche modo a conquistare tutti e ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Federica, rispetto al tuo personaggio, ecco, Gioele ci diceva di come ognuno ha apportato qualcosa rispetto al testo. Sì, io devo dire che ho avuto la fortuna, quando Gioele mi ha proposto di interpretare Rosaria, è stato molto prima di che avesse finito di scrivere il testo integrale, perché lui già dal monologo, utilizzando le immagini, come immagine di questa cugina Rosaria, aveva sempre pensato a me. E questa cosa devo dire che mi ha lusingato tantissimo e poi mi ha anche ispirata a mia volta, perché il rapporto che ho col testo è un rapporto nato appunto dalla prima volta che ho visto Gioele fare già allora ancora il monologo. Sarà perché io lo stimo molto come attore, quindi ha reso tantissimo questa immagine. Sarà perché il background che ci accomuna appunto è quello della Sicilia. Ho sentito subito, mi ha risuonato subito quello che lui aveva scritto, il modo in cui l'aveva scritto, e quindi lavorare su Rosaria è stato sì complesso sicuramente, perché tra il fatto che lui si fosse ispirato a me a poi riuscire a interpretare veramente bene un personaggio, o provare a interpretare bene un personaggio, passa l'oceano, quindi comunque non è sicuramente un personaggio semplice. Però quello che io posso dire, come apporto che ho cercato di dare, è ritornare un po' alle mie origini, cosa che ovviamente da fuori sede, da studentessa che va fuori, poi io ho abitato anche in Francia, quindi mi sono proprio staccata dalla Sicilia anche linguisticamente, e mi ha aiutato a riprendere il dialetto, mi ha aiutato tanto appunto parlando poi una lingua come il francese, che è un'altra cosa, quando studiavo io mai niente, mi ha aiutato a riprendere il dialetto, mi ha aiutato tantissimo le movenze su cui abbiamo lavorato e tutto il lavoro sul corpo, che mi ha riportato anche come attrice a utilizzare delle corde che probabilmente mi sono molto utili adesso, che sono quelle legate alla mia terra. Sì. Sicuramente questo è importante. Enrico, nella locandina qui dello spettacolo al Fringe vedo che c'era anche il sostegno di diverse sigle che si occupano di GLBT. Sì, praticamente vista la tematica abbiamo cercato di avere com'è nato tutto questo? Un supporto, esatto, abbiamo cercato di avere un supporto anche da degli enti riconosciuti, visto che una delle tematiche del testo Io mai niente con nessuno avevo fatto era anche il discorso appunto della sieropositività dell'AIDS. Abbiamo chiamato in causa la LILA, la Lega Italiana Lotta all'AIDS, che ci ha supportato in maniera eccezionale, oltre anche l'NPS, insomma. L'NPS naturalmente è stato con noi, anche se è venuto in un secondo momento, ma ripeto, questo è un lavoro che poi tutto a nascere, tutto a crescere e a svilupparsi, come GayX Italia, come Andos, l'Arcigay, il Circolo Mario Mieli in particolare, che io ringrazio infinitamente, perché anche nell'allestimento di Batouage è stato uno dei nostri partner più fedeli, più importanti, visto che ci ha anche dato la possibilità di usufruire di una sala prove per allestire lo spettacolo, di Gay Project, appunto il DGP, perché ci ha supportati e sostenuti anche con il pubblico in teatro, ma anche l'ICAN di Napoli, ma anche l'Arcigay delle varie città, da Catania a Napoli, a Torino, è stato molto bello. L'anno scorso abbiamo anche creato questo allestimento fotografico che abbiamo chiamato To Be Positive, non a caso, dove da tutta Italia ci sono arrivate delle foto interessantissime su la risposta al dramma umano, l'abbiamo intitolato anche il tema, e abbiamo fatto un allestimento nazionale in tutte le città in cui siamo stati, e ti devo dire che da città a città, da nord a sud, abbiamo riscontrato un ottimo feedback, un ottimo riscontro, nonostante il testo fosse in dialetto o comunque in un italiano abbastanza dialettale. Sì. Oh, Gioele, la sessualità è un tema forte anche del vostro secondo spettacolo. Sì, anche se in chiave poi profondamente diversa, no? Non si sa perché quest'anno è stato un anno ricco di opere artistiche che si ispiravano al sesso, o meglio, secondo me si sa perché, nel senso che poi credo che tutto quello che accomuna poi queste opere che partono dal sesso è profondamente l'esatto opposto, ovvero l'antisesso, no? E infatti Batouage, che è il nostro secondo lavoro che ha appena debuttato, parla proprio di questo. Parliamo del sesso per raccontare invece il suicidio dell'Eros, una dimensione che è oltre, che è taciuta dall'essere umano,
che ha bisogno di esaltare la propria sessualità per entrare in contatto, è come se fosse l'ultimo tentativo disperato, no? Di instaurare delle relazioni. Queste relazioni però sono sempre tendenti all'autodistruzione, alla distruzione stessa dei rapporti. Tant'è che poi l'universo che ne viene fuori in realtà è un universo di profonde solitudini. Quindi il sesso sì, è un punto di partenza per raccontare però ancora una volta l'essere umano, no? E infatti Batuage racconta poi le vicende, la storia, con dei salti anche a livello testuale, voluti, di questi 8 personaggi che gravitano in questo luogo di Batuage, che appunto, per chi non lo sapesse, è un finto francesismo che indica tutti quei luoghi all'aperto, che come parcheggi, aree di servizio, parchi, che di notte si trasformano in luoghi di ritrovo per persone in cerca di sesso occasionale, ma anche poi all'interno dei quali gravitano appunto prostitute, marchette, dove avvengono scambi di coppia. Insomma, non sono dei luoghi chiaramente prestabiliti, ma dove si riversano, diciamo, tutte queste persone, dove avvengono tantissime dinamiche. E appunto è stato un bel viaggio, perché abbiamo cercato in qualche modo di restituire quella che è non solo l'essenza di questi luoghi, ma anche poi quello che c'è dietro, no? Questi luoghi. E qual è stata la spinta, il passaggio dal primo al secondo spettacolo? Ma io credo che ci siamo resi conto, riflettendo, che poi fondamentalmente Batuage è quasi l'opposto, come se fosse l'altra faccia di Io mai niente con nessuno avevo fatto. È proprio il lato oscuro, mentre Io mai niente, appunto, luce, purezza, questa luce che travolge ogni angolo. Batuage è esattamente l'opposto, ovvero una luce nera che invade tutti gli angoli, che poi va anche ad affrontare un contesto sociale non indifferente, questi falsi moralismi di cui ci facciamo tutti un po' carico. E tant'è che nel feedback del pubblico, nel riscontro del pubblico, noi eravamo pronti anche a ricevere qualche schiaffone, perché lo spettacolo è provocatorio, perché lo spettacolo sicuramente affronta dei temi che danno un forte impatto di critica, ma non più che altro critica. Diciamo che abbiamo fatto delle scelte, abbiamo esatto. tentato di portarle fino in fondo, quindi contro l'aspetto societario, ecco. Sì, non ci siamo posti, diciamo, il problema della morale, esatto, di aderire, anche perché o falsa morale, se vogliamo dirla tutta. Sì, perché poi alla fine non esiste, credo, una morale. Qualcuno ha scritto, sì, che abbiamo offeso anche un po' una sensibilità comune. E noi ci chiedevamo, ma qual è la sensibilità? Cioè, esiste una sensibilità comune, o è giusto proprio, cioè, il Batuage nasce per questo, perché è un grido che vuole dire non esiste una sensibilità comune. Esatto, anche perché ognuno deve essere assolutamente libero di interpretare e esprimere la propria sensibilità senza il pregiudizio, anzitutto, oppure un giudizio che viene postumo alla messa in scena. Chiaramente secondo me c'è un discorso di grande rispetto, che sì, appunto, si nasconde dietro questa maschera di moralità che Batuage, ma come il concetto della nostra compagnia Vucceria Teatro, ma anche dei lavori che sicuramente affronteremo in futuro, cerca di avere una trasparenza di comunicazione, che poi possa essere accettata o meno è un discorso differente, però è quella. Sì. Federica, Joelle l'ha anticipato un po' prima, qual è il vostro, tecnicamente, il vostro modo di lavorare, dalla costruzione del testo alle prove? Allora, il nostro modo di lavorare nasce dall'esigenza che ha intanto Joelle come regista, ma che per fortuna abbiamo noi tutti, per quello che ci siamo incontrati così felicemente, diciamo, di, come diciamo sempre, di affondare le mani nella merda, scusando l'espressione. Nel senso, il lavoro sicuramente che i testi che abbiamo affrontato, che scrive Joelle, ci impongono, è sicuramente un lavoro che non ti può lasciare impermeabile, non può non importi di scavare in qualche maniera. Questo dal punto di vista attoriale fa sì che la costruzione dei personaggi sia a strati, cioè noi partiamo da un livello molto fisico,
facciamo pochissimo lavoro di, come invece molte compagnie fanno giustamente, ma noi di lettura copione. Gere odia la lettura copione a tavolino, ma la odiamo un po' tutti, esatto, e quindi iniziamo subito il movimento perché crediamo fondamentalmente che dal corpo nascono molte più suggestioni di quanto spesso non crediamo. E infatti il vostro è un teatro molto fisico, molto fisico. Adesso radiofonicamente non abbiamo potuto rendere, però insomma. Non ti neghiamo che specialmente per Batouage avevamo una perplessità sulla registrazione fonica, perché abbiamo detto: ma è un teatro che facciamo soprattutto col corpo, come si fa? Però si fa. Io devo dire che in Batouage, più che il mio mai niente, questa cosa è stata utile, questo modo di costruire, perché dovendo interpretare diversi personaggi ognuno di noi, come fai a passare da un personaggio a un altro nel giro di qualche minuto mentre ti cambi, ti strucchi e ti ritrucchi? Solo attraverso un cambio di postura, attraverso un cambio di respirazione, attraverso tutto quello che è il lavoro sul corpo. Altrimenti avresti bisogno di andare in camerino, concentrarti, tutte quelle cose lì. Devo dire che questo ha molto aiutato noi come attori, ma ha anche aiutato la costruzione di tutto lo spettacolo, stare sempre in scena, tutti insieme, e come anche a livello proprio di presenza, sostenerci a vicenda, mai mollare, perché non si può, soprattutto per come scrive Gioele, sicuramente gli spettacoli suoi non si può mollare a livello anche energetico. Ma anche perché una volta entrati in scena non si esce più. Quindi anche per esempio in Batouage tutti i cambi, sai, in Batouage interpretiamo tutti dei doppi personaggi. Questi cambi avvengono direttamente in scena, quindi il passaggio della scena è meraviglioso, come tra diceva Federica. Ne approfittiamo anche per salutare appunto Simone Leonardi, che oggi insomma non è qui con noi, ma che è stato una new entry, non nella nostra compagnia, perché io, Federica e Enrico appunto ci unisce un affetto, uno scambio già da diversi anni, e Simone quindi è l'ultimo, il nuovo e ultimo arrivato, che comunque anche lui si è integrato molto bene con il nostro lavoro, ed è, insomma, ha portato anche lui sicuramente delle cose, perché lui ha un altro passato, insomma negli ultimi anni ha lavorato molto nel musical, anche grosse produzioni, appunto come è stato uno dei protagonisti di Priscilla, La regina del deserto, anche se appunto nasce come attore, quindi si porta dietro quel bagaglio, e per noi è stato anche bello, no? Aprire le nostre porte e contaminarci, perché poi anche quello che poi uno secondo noi deve fare con l'arte, contaminarsi in continuazione. E per esempio Batouage, che è appunto uno spettacolo sicuramente molto più complesso da un punto di vista tecnico, ha avuto il sostegno di diverse figure, Giulio Villaggio, che ha curato scene e costumi, Davide Manca, che ha curato il disegno luci, Enrico, che insieme a Nicole Caligaris ha curato tutta la parte di aiuto regia, poi Enrico nello specifico è stato un confronto diretto costante nella stesura del testo, nella elaborazione anche di alcune scelte registiche. Abbiamo avuto anche l'apporto di Alberto Guarrasi, che ha scritto una canzone inedita che presto presenterà anche un videoclip dal titolo proprio Batouage, oltre appunto a, come diceva Gioele, Dalila Romeo, che ha curato l'aspetto fotografico, Giuseppe Cardaci, che ha curato tutti i video, Stefano D'Alessandro, che ha fornito il make up e non solo, anche tutte le parrucche che c'erano in scena. Ma naturalmente non possiamo anche non ringraziare le staffette, che è il nostro ufficio stampa, la distribuzione Razzmatazz che ci cura, la nostra agenzia Sosia Pistoia, ancora una volta di Gay Project e Mario Mieli che ci hanno supportato, e poi il contributo importante di Drao e di Saltinaria nella persona di Andrea Cova, che ci ha seguito per tutto il percorso di promozione e divulgazione del progetto. Tutti questi video che sono andati online, devo dire il riscontro nella città di Roma è stato formidabile. I vostri riferimenti, se ci sono, teatrali? Chiaramente abbiamo un sito internet. No, i riferimenti nella costruzione del testo, nell'idea di teatro che avete, se avete delle fonti di ispirazione, insomma. Ma la vita è la fonte di ispirazione primaria, veramente la vita. Secondo noi osservare la vita e osservarla da un punto di vista differente dal quale si osserva solitamente il tutto, certamente è una grande ispirazione. Infatti da lì poi nasce tutto, nasce Vucire Teatro. Indubbiamente ognuno di noi ha dei grossi riferimenti anche personali più che di compagnia, anche se io credo che poi Gioele come autore abbia veramente una sua identità, una sua originalità, in cui si mette a rischio comunque del tutto, perché non ha
non ha grossissimi riferimenti intesi come come modelli a cui si, okay, si riferisce, più che altro scrive di suo, di, anzi, sua, devo dire appunto che proprio per questo hanno dato alla, cioè alla nostra compagnia e al nostro modo di fare teatro, qualcuno ha detto: sento nell'aria profumo di novità, qualcosa di nuovo. Noi la viviamo così come viene, poi se c'è qualcosa di nuovo saremo contenti, forse non ce ne accorgiamo perché lo stiamo vivendo. Anche Federica stessa diceva prima questa cosa qua. Oh, in chiusura diamo i vostri riferimenti web per, sì, per anche per rispetto ai prossimi appuntamenti. Dunque, noi invitiamo tutti quanti a mandare anche le proprie mail se volessero seguirci e essere inseriti nella nostra mailing list. Abbiamo un sito internet che è www.vuciriateatro.it. Abbiamo tutte le pagine Facebook sia appunto di Vuciria Teatro che dei nostri spettacoli, che sono Io Venente con Nessuno, Avevo Fatto e Batouage, e basta. I nostri numeri telefonici non ve li possiamo dare. Quindi sì, 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 la presentate voi a questo punto. Sì. Vai, Joel. No, ci piace, siamo molto orgogliosi perché questa è stata una collaborazione in qualche modo speciale. E con questo ci salutiamo. Grazie, complimenti. Grazie, e grazie, alla prossima. A voi. A tutti voi. È stato un piacere. Ciao.